seguendo l'approccio non direttivo che abbiamo considerato, la crescita, la maturazione della persona avviene sostanzialmente attraverso un decondizionamento, seconda volta. Decondizionamento che libera la persona determinando un aumento della consapevolezza, un allargamento percettivo del sé, cioè una persona alienata da sé, che non si sente più, non riesce più a considerarsi, a percepire il suo sé, allarga la sua percezione, ecco l'allargamento percettivo del sé. E comincia a percepire, a conoscere sempre di più, sempre meglio il suo vero sé, le sue esigenze, sentimenti, valori, risorse, talenti. E questo avviene grazie al clima psicologico facilitante e alla simbolizzazione corretta delle esperienze attuali. Cioè facilitato da alcune tecniche di colloquio che poi andremo a vedere, che poi sono abbastanza semplici, il cliente riesce a tradurre in parole, cioè in simboli, un'esperienza soggettiva che altrimenti rimane troppo ambigua. Ecco come comincia questo allargamento percettivo del sé. Vedremo poi nei dettagli di che si tratta. Quindi riesce a tradurre in parole un vissuto interiore, cioè come si sente, i suoi sentimenti, le sue esigenze, i suoi conflitti. E questo gli permette di aumentare la consapevolezza e di prendersi in mano, diciamo. Mentre prima magari riusciva solo a percepire, ad esprimere solo un senso magari generico di disagio o di un'ansia generica o una cosiddetta depressione, ora riesce, grazie all'aiuto del counseling, a dire nei dettagli che cosa sente. Poi questo riuscire a dire come si sente facilita la riattivazione, una maggiore attività della sua valutazione organismica e una nuova ristrutturazione di sé. Vedete? Cioè, ristruttura il sé, capisce chi lui è veramente. Non tanto di cosa, i condizionamenti, cosa so fare, cosa mi hanno condizionato a fare, ma ristruttura l'immagine di sé, no? Quasi una nuova identità, la vera identità. E allora che la persona diventa autonoma. Individuo autonomo, vedete? Cioè libera di scegliere e di vivere finalmente la sua vita. Vediamo questa evoluzione nell'esperienza personale di alcune persone che hanno fatto questo percorso. Dicevamo prima, scrolliamoci di dosso i condizionamenti. Magari se fosse così facile, come scrollarsi di dosso magari sai qualcosa. È un percorso, non è sempre facile, è un percorso che si può fare, vedete la discesa, la perdita man mano della valutazione e poi la risalita. È un percorso graduale che si può fare, si può essere anche facilitati a farlo e molte persone l'hanno fatto e sono l'evidenza che si può fare. Vediamo alcune esperienze al riguardo. Come palestra per poter esprimere le mie emozioni senza paura di essere giudicata e senza dover apparire come era stato invece fino allora. Io per lungo tempo ho nascosto questo mio problema, non mi parlavo con nessuno, né famiglia, né con gli amici, perché ne avevo un altro. Anch'io soffro invece un altro nell'incomprensione degli altri, soprattutto in famiglia e sul lavoro. Però ho visto stretto all'interno da un lavoro, a causa del padre, non riuscivo più a lavorare, a fare niente. E solamente nel gruppo, cioè il confronto con quando sono nel gruppo
avevo perduto tutte le mie amiche, quelle che ritenevo normali. Qui ho ritrovato voi, come vere amiche. Non devo mostrarmi per quella che non sono. Oggi mi sento libera. E forse migliore, più autentica, capace di poter esprimere le proprie emozioni e di comunicarle agli altri. Stati sempre secondo quelle condizioni di cui abbiamo parlato, perché comunque sì, nella vita si possono incontrare delle situazioni condizionanti, non accettanti, che feriscono chiaramente, soprattutto quando si è in una fase iniziale della vita, ma poi quando successivamente basta anche una sola relazione significativa nel senso dell'accettazione dell'amore, tra virgolette, che può far riprendere, sempre il percorso, riprendere quel percorso verso la propria autonomia, per quanto è possibile essere autonomi e liberi, ripeto, compatibilmente, noi siamo comunque come esseri umani, abbiamo bisogno di altre persone, però fondamentalmente liberi, non condizionati a tal punto da perdere la nostra dignità, la nostra libertà di scelta delle cose importanti della vita. Si dovrebbe cercare di mettere la famiglia nelle condizioni di avere un servizio più immediato e attraverso dei progetti che veramente possano portare all'integrazione dei bambini con problemi. Noi adesso pensiamo di attraverso il centro studi, attraverso l'equipe che opera nel centro studi e che si avvale anche di esperti, di docenti universitari di altissimo livello, cerchiamo di programmare delle strategie operative proprio all'interno delle classi. Obiettivi, si è detto, che possono essere raggiunti attraverso la presenza di maggiori servizi sul territorio. E maggiori servizi sul territorio? Non soltanto all'interno delle classi, il counseling scolastico che già si sta proponendo, ma all'interno delle famiglie. Permettere le famiglie, molto spesso sono la causa principale di condizionamento, metterle nelle condizioni di conoscere certe problematiche, certe questioni e anche di fare anche un percorso loro stessi, perché sappiamo che molti genitori hanno bisogno loro stessi di lavorare su se stessi per poter avere un rapporto non troppo condizionante con i propri figli. Vuole parlare brevemente della terapia centrata sulla persona? Si basa su un atteggiamento di fiducia nelle capacità del paziente. Non dico proprio del paziente, ma la terapia è stata allargata dalla terapia centrata sul cliente all'approccio centrato sulla persona. È credere nelle capacità degli studenti, dei lavoratori, ad essere responsabili, ad essere creativi. Un aspetto basilare è quel tipo di fiducia da parte del terapeuta. Penso che questo approccio si distingua per la coerenza nel seguire il paziente senza interferire né dirigere. Aiutare la persona ad arrivare ad un processo proprio.
Tipicamente ciò che accade in risposta a ciò che offre il terapeuta, che è la classica triade di empatia, congruenza, spontaneità e una accettazione positiva e incondizionata verso il cliente. Questo, dicevo, porta dei cambiamenti, come la sensazione degli assistiti di stare meglio con se stessi, una maggiore autostima, saper capire di più loro stessi, accettare aspetti di sé che prima avrebbero voluto negare. Solitamente i pazienti reagiscono con una maggiore spontaneità e creatività e fanno più affidamento all'autodeterminazione dei propri valori, a cui a volte si fa riferimento al posto di un basso livello di valutazione di sé.